Sono le ore 21 circa del 9 agosto, il tanto atteso momento della prima schiusa di uova al nido di tartarughe Caretta Caretta sulla spiaggia di Cala del Cefalo a Marina di Camerota è arrivato. Sono 54 le tartarughine che ieri notte hanno preso il largo. Le prime due a raggiungere il mare sono state chiamate Odissea e Nessuno. Tanta l'emozione dei presenti per questo evento che ha visto di nuovo il territorio di Marina di Camerota raccontare un inno alla vita. Presenti volontari e i biologi della stazione zoologica Anton Dorn che hanno presidiato il nido per oltre 50 giorni e hanno fatto sì che le piccole tartarughine potessero raggiungere il mare in modo naturale. La biologa Sandra Hochscheid, insieme ad altri collaboratori, ha eseguito le varie operazioni di monitoraggio sui piccoli esserini che subito dopo hanno iniziato a percorrere da sole e naturalmente il lungo corridoio transennato con il solo aiuto di una luce. Il percorso è stato lungo ed anche un po' difficile per le piccole tartarughine, visto il cattivo tempo che ha reso buio l'orizzonte marino. Tra stanotte e domani notte è prevista una seconda schiusa. Sul posto si sono subito ritrovati quanti hanno collaborato a questo evento eccezionale, primo fra tutti il signor Carmine, che circa due mesi fa, mentre pescava, si è accorto della presenza di mamma tartaruga. Presenti all'evento il delegato all'ambiente del comune di Camerota, Ciro Troccoli, il sindaco di Camerota, Antonio Romano, Giuseppe Petrillo, che per tutti questi giorni ha coordinato i gruppi di volontariato e ha affiancato i biologi in questo lungo lavoro di monitoraggio. Ai microfoni di Cilento TV ascoltiamo gli interventi dei biologi Sandra Hochscheid e Fulvio Maffucci. Allora, noi siamo adesso in attesa che devono uscire ancora altri dal nido, però già è preso il primo gruppo di circa 30 piccoli che stanno per essere seguiti fino al mare. In mare sono già entrato tipo 12 tartarughini adesso. Stiamo facendo tutte queste operazioni in molta calma, sperando anche che nessuno dei spettatori fa le luci, perché questo è importante. Le luci, le unici luci che sono in corridoio sono quelli che devono seguire i piccoli al mare, fargli la luce praticamente la strada, perché è un lungo percorso, loro hanno parecchi metri da superare finché entrano in acqua. E poi in acqua, una volta entrati, fanno la loro il loro percorso fino a largo e riescono a nuotare anche fino a 24-48 ore in continuo, così li portano ai correnti off a largo, che li portano poi nei loro ambienti dove li vivono i primi anni di vita. E abbiamo fatto anche le misure e la pesatura dei piccoli, questo è un importante dato per calcolare e stimare dopo quanto loro sono effettivamente cresciuti, se sono paragonabili con gli altri nidi e le altre tartarughe nel Mediterraneo. Si è conclusa questa prima fase della schiusa del nido di Marina di Camerota, del primo deposto a Marina di Camerota. Sono usciti 50 piccoli, 50 neonati, e ci hanno un poco anticipato rispetto ai calcoli che prevedevano la data di schiusa per l'11, ma è nella normalità di queste proiezioni che si fanno sulla base delle temperature. Per fortuna l'hanno fatto anche in una giornata di cattivo tempo, quindi sono riusciti a nascere, a venire fuori. È un evento che non si conclude certamente oggi, andrà avanti per i prossimi giorni. Dovremmo aspettare ancora 4-5 giorni per poter sapere veramente qual è il successo di questo nido, che già si prefigura come un bel nido, un nido che ha dato buoni frutti grazie alle ottime temperature, grazie all'ambiente che ha trovato e grazie alla protezione che gli hanno garantito i numerosissimi volontari che il comune di Camerota è riuscito a mettere in campo grazie alla partecipazione delle associazioni ambientali che hanno fornito tutto il supporto possibile. Adesso non ci resta che aspettare e sperare che i prossimi giorni siano altrettanto fecondi come questo primo.